Siamo noi termosifoni. Quest'oggi facciamo Rainbow Six come ogni domenica. Fatemi togliere la cornice qua, che ecco qua. Ho prenotato il logopedista. Bene, bene, fa piacere. Bene, allora, aspetta che mi dico di scendere, perché giustamente non lo sanno. Fravz, grazie, bello, grazie mille. Aspettate che devo anche vedere quando fate le sub. Ce li facciamo, gli auguri. E anche a Menorio. Grazie, buon Natale, Menorio, capito? Grazie. Buon Natale è un cazzo. Com'è aggressivo questo. Grazie, grazie cari, di rinnovare la sub. Ricordatevi di farlo, mi raccomando. E in caso non siate sub, di farla in caso vogliate. Altrimenti non mi sembra il caso. Aspetta che lo vada a dire. Ragazzi, Channel potete switched. Venire di sotto, ciao. Channel switched. Eccoci. Non lo sapevano perché. Buon Natale Gabibbo. User joined your channel. Anzi, user Gabibbo. Joined your channel. User was moved to your channel. Oh, come disse il famoso Chicco d'Oliva. Buon salve. Ben arrivati Claudia, grazie Claudia per i 13 mesi e poi Raffiteo con 32 mesi. Grazie belli. Ciao Lino. A parte tutto. Buon Natale, signor Wayne. Buon Natale, signor Wayne. Anche a lei, vedi, sempre la solita roba. C'è il giveaway, mi raccomando, azzicati. Tu che stai guardando. Amoro c'è? Aspetta, guarda. No, non c'è, giustamente no. Buonasera, come soprattutto a Liezar? Perché? Perché ho vinto al bingo. Aspettatemi, no. Ha vinto al bingo Liezar, io non lo sapevo questo piccolo particolare. Che fatica, ragazzi, oggi sono veramente stanco, eh. Io no pure, come ma il giocatore porca di campo. Grazie. Aranel, grazie bella. Grazie per l'anno, grazie bella per l'anno. Nel... Dai. Ci allora, sta. Prima di partire con questa live, ecco, non quell'altra. Per voi. Ma sì, oh, che devi conoscere. Finalmente ci dici allora, la verità. Allora, un attimo che la scarto. Mm-hmm. Un attimo. È complicato, non vorrei rompere la carta. Tanto c'è Dabbo con noi stasera, eh. Ecco qua, ho scartato un bacio Perugina. Adesso vi leggo la frase. Dabbo sta discoverando un match. Un attimo, come si legge? Dabbo sta discoverando un match? L'amore è un'amicizia infocata. È un'amicizia? Ma l'avevo già letto questo, scusate. Ma c'è il doppione. Ma che schifo. Cos'è una mocizia? Vai, per fortuna ho preso due baci, quindi... per riempire di amore questa giornata. Sono carini i baci, anche gli abbracci. Ma che cazzo! E poi il doppione anche quello. No. È lo stesso. A quanto pare non era un bacio. No. Era un cacchio. Avevo un filo sotto la sedia. Eccomi. Buon Natale, dai, grazie infinite, signore. Grazie, dottor Scarola. Dottor Cariola, grazie. Dottor Scarola. Ti ho già invitato due volte. Ciao, Memis. Ciao a tutti, belli. Come avete passato queste mangiature? Spero bene. Grazie, 100 bits di Super Pier, grazie mille, belli. Io ancora oggi a pranzo ho dato. Io no, beh, no, un po' sì, perché... sto mangiando gli avanzi degli avanzi, quindi voglio... Mi sono alzato alle 3 io oggi. Bene. Perché sono andato a letto molto, molto tardi. Alle 3? Perché ho messo a guardare TikTok, quindi sono letto TikTok tardissimo. On the clock. Però grazie signor Scrooge, grazie Plopplore, grazie mille. Mi ha svegliato mia nonna per dirmi: ho fatto le tagliatelle con i funghi. Che faccio? Dico di no. Però dopo appena sveglio, posso dormire poi. E lo mangiate più che tardi. Che piacere, appena sveglio. Vabbè, ci sta, dai. Io mi prendo Smoke Weed every day. No, prendo le tagliatelle della nonna, sono buone anche da appena sveglio. Dai, comunque avevi qualcosa di toccato, Liezar? Prima di... che prima non usciva mai bombe, ormai esce sempre. Avevi qualcosa di toccato? Ma io non ho toccato nulla col fast. Quindi Dabbo, secondo me dice cazzate. Chi il fatto che adesso sta uscendo solo bomba, è quello il fatto, vedi? Allora, questo bacio Perugina, perché quello di prima era un bacio di Perugina. Ma quanti ne bianco. Mangi? Due. Minchia bianco. Era buono quello bianco. Io l'ho assaggiato anche rosa. Questo qui c'ha la copertura, cioè c'ha la carta azzurra, qui c'è scritto però: l'amore che non si rinnova ogni giorno diventa un'abitudine. L'amore che non si rinnova ogni giorno diventa abitudine. Esatto. Che non c'erano... Ci sta, un bel pensiero. Lo mangio. Metto i giubbi, io metto la tromba.
Beh, è vero, non bisogna mai dare per scontato il nostro partner, ragazzi, mi raccomando. Ma se qua rompiamo? Mai dare per scontato il nostro partner, altrimenti poi si trova un altro partner. Speriamo di no, comunque, nel senso. Ma non ho mangiato il foglietto. Dovrebbero farlo con me. Buon Natale, grazie mille, signore, grazie, grazie, signore. E dimmi le prove. Sarebbe bellissimo, sarebbe. E fallo di zucchero. Fallo di zucchero, ragazzi, gli manda... un'idea, ma gli ha detto fallo di zucchero, ho detto, va bene, non siamo contro nessun fallo, no? Vabbè, anche di zucchero. Marco veramente ultimamente ha sempre il pene in testa. Il cappello strano. Mi molto carino quel cappello. Gliezar non me l'aspettavo. No, veramente Gliezar sei una vergogna. Ammettilo. Marco, che prendi. Vabbè, ma io sono la parte in bocca comunque, sì, adesso in bocca è diventato. Qualcuno deve ancora prendere la giubba? Sono un tipo passionale, credo, da fare, non è che posso rinunciare. Che mette rinforzato? Non lo so, qui. Dabbo, ma tu non ti senti un pochino spossato? Io ero molto più... Oh mio Dio, questa qui entra, da... Morto, c'è un altro, l'ho ucciso, cazzo, morto. Sono morto, c'è un altro lì a destra, Chi è? Attilio! Sono morto! Manchi a me! Mentre tiravo la C4, ma dai! Una recluta, tra che l'altro. Bello se fosse così. Tra l'altro la prima kill l'ha fatta morta. Oh mio Dio, che sfiga. Ma che stai? Vabbè, ma questa... Ma questa che ha fatto ace. Ha fatto ace così. Sì, sì, sì. Io ovviamente, cioè, ho mirato, non è mai uscito. Appena tiro fuori la C4 è uscito, ma ho ucciso. Volete sapere la cosa bella? Che livello 3. E che una? Uno smurf. Grazie Polieti. Ma non so se lo smurf. Ma sì. Grazie Polieti, l'ente restaurato. Sai quanti si saranno presi in gioco a 4 euro? Grazie Das. Grazie Das Varas. Sto riprendere i mute perché come mi ha mirato a me, però che gli ha switchato subito e l'ha mantenuto su di me, boh. Ma io ho tenuto mirato tutto il tempo, prima non è mai uscito, tiro fuori la C4 e mi ha sparato subito, istantaneamente. Comunque c'è prima Super Vero che aveva scritto con tutto quello che ho mangiato in ste feste, ora non ho più voglia di mangiare per sempre. Fosse così semplice, Madonna, ragazzi. Guarda. Invece ho sempre fame. Io ho compreso una diavola con base bianca buonissima poco fa. Che bastardo. Io non mangio la pizza vera da veramente tanti mesi, non sono mai perso il conto. Io ho il pizzaiolo buono. Stasera farò gli spaghetti con... l'acquetta delle cozze che ho fatto. Non mi piacciono le cozze. Da pensare quel bagnetto delle cozze. Questa cosa che hai detto. Perché? L'acquetta delle cozze. Ma che veramente fisso. Anche a me fa schifo. Anche a me non piace le cozze che l'abbiamo fatto col pomodoro dalla Tarantina. No, ma è che la dovrei vedere, però pensarla così mi fa veramente cagare. Io non sono un amante in generale. Mi sono immaginato proprio il piscio di cozza. Ma che adesso a me non piace in generale quelle, non mi fanno fame in generale queste cose qui. Però qui è sempre fame. No. Personalmente io vorrei mangiare un bufalo intero, poi non lo mangio perché non ce la faccio, però lo voglio, lo esigo. Rinforzate. Dove? Dabo! Stavo mettendo che sto intrappolando. La squadra d'attacco non ha ancora trovato una bomba. Lì. A questo punto mettiamoli un po' ovunque. L'altro oggi sono veramente spossato, infatti, dicevo. Ma un pochino anche io, in realtà. Ma non ma so bene. È una giornata veramente difficile, Marco. No, io proprio no. Lino tutto il tempo. È per quello. Appunto. Ah, beh, posso capirlo, effettivamente. Povero Lino. A proposito, io voglio... Al contrario di quanto dicevo, voglio effettivamente giocare a Rust. Quindi finito farming, giochiamo a Rust. Io no, l'avevo proposto. Gli ho già detto a Lino, gli sfondiamo casa. Ma io l'avevo proposto a Moro prima di vedere Lino. Le trappole di qua. Finiamo il server. Ma io Marco, cioè, è una vita che te lo dico. Ma infatti te l'avevo proposto perché so che lo volevi giocare. No, sì, finiamo farming e poi andiamo sul server di Lino e gli distruggiamo tutto. Qualcuno ha preso una trappola mia. Capito, dopo. Non rispettiamo le regole. Arriva da qua, ma è sempre lo zio Ma mi ha ucciso istantaneamente. No, ragazzi, è uno smurf palesemente. Cioè, o usa i cheat o non ha senso che uccida così. No, veramente troppo forte. Veramente troppo forte, non ha senso. C'è un altro lì. No! Dai, non mi stava sparando lei poi. Perché poi l'ha fatto? No, vabbè, troppo... Cioè, veramente si è mosso con una semplicità. È sempre lui, tra l'altro. No, a me ha ucciso il secondo in classifica, in realtà, che ha fatto 2 kill. Comunque, cosa... Partiamo da... Non vedo TS. Che devi Chi partire? È il primo? Non lo so.
Vabbè, Marco, partiamo da te. Cosa hai mangiato a Natale? Porca, 25 proprio. Non mi ricordo. Sì. Ah, la lasagna. La sera la lasagna di mia mamma. Noi facciamo il pranzo a Natale. Facciamo vigilia la sera e pranzo. Pranzo guarda. Abbiamo mangiato invece le... Come si chiamano quelle? Allora, è una specie di tagliatella ma zigrinata. Non mi ricordo, non mi viene in mente il nome. Tagliatella zigrinata. È una specie di tagliatella zigrinata ruvida e non l'abbiamo fatta con le zucchine e il burro. Si chiamano pizzoccheri. Ma probabilmente si chiamano, cioè magari in zone d'Italia si chiamano pizzoccheri. Alle reginette. Forse le reginette, sì, forse le reginette. Ma era veramente, sono fantastiche, no, perché pappardelle sono, okay, non sono rigatine e quindi prendono tutto il sughetto che c'è nel piatto. Ci ha fatto tutto. Di recente un video Max Mariola su Ah sì? Se non sbaglio, sì. Che me lo no, l'ho visto sicuramente, l'ho visto, perché l'ho visto tutto. Che mi sono rivisto, no, quelle lì sono, quelle lì, no. Lì sono... Aspetta, devo andare a guardare come cose... si chiamano. Se muoio vado a guardare come si chiamano. I pizzoccheri sono. No, i pizzoccheri sono un'altra cosa. E quindi abbiamo fatto a pranzo quelle lì con le zucchine, il burro, il formaggio tutte, con i bordi tutti ondulati, tu dici. Che cazzo sono? Quelle non sono pizzoccheri. Grazie Mone, altro tipo di farina. Non so. Però non sono neanche le reginette quelle. Devo andare a vedere, adesso appena muoio vado a vedere. Sotto? Abbiamo mangiato quelle lì a pranzo con zucchine, formaggio e burro e poi le lasagne la sera. Grazie Cappella, buon Natale. Dimmi tu come la chiami? Grazie la cos'è? Il drone di Alibi lì. Ah. Vabbè, senti, andiamo. Ma fa da 6.000. Eh sì, price. Noi siamo fatti io e Domi, cioè non è per conto nostro il 24, e poi è venuta qua la mamma di Domi e abbiamo mangiato anche il 25 a pranzo e a cena. Sono in ciappola. Hai trovato una bomba. Moro, in testa Moro. Guardalo. Ma non posso muovermi. Salvato la vita. Però è altri 7. Entro anche in l'azione, così vengo a morire più comodo. Oh, vi do la botta di adrenalina. Che botta, zi. Di adrenalina, zi. Quindi. Che secondo me si muovono parecchio. Porca miseria. Cos'hai visto qua? Sono io sto uscendo, Dabbo. Cacchio, Dabbo. Mica cacai. C'è una botola qua da qualche parte? Incremento adrenalinico in arrivo. Quanto pare no. Invece. Oh my god, tutto esplode. Ciao, buon Natale. Dimmi, tu come ti chiami? Ma come ti chiami? Giorgio Gabel, che era lassù. Aio! Mi sparano. Volevo spuntarmene. Grazie per il regalo. Ma dai. Niente, sono uscito dall'altro dall'alto. No? No, destra, Marco. Altra destra. Una a sinistra. Ma che culo. No, l'altra non sono riuscito. Ce n'erano altri due. Ma ce n'erano ancora due. Vabbè. Infatti li avresti uccisi in collateral, probabilmente. Un'impresa un po' difficile. Beh, però sarebbero entrati, effettivamente. Ma l'ha colpito. Grazie, Giorgio Gaber, che regala la sabba a Gabri. Invece, Gliezar, tu cosa hai mangiato a Natale? Io... antipasti, vabbè, per morire lì. E... Cosa vuol dire? Sì, perché mangio praticamente solo lì. Quello. Perché, vabbè. Come al solito, e poi il cappone ripieno. Al cappone? Infatti quest'anno è una cosa che mi sono mancata, gli antipasti. Noi mangiamo sempre solo antipasti. Noi l'abbiamo mangiati ma erano pochi. Cioè mia mamma ha fatto roba col salmone affumicato. Ma perché sono quelle robe che mangi solo a Natale e basta, quindi ti strafughi lì. No, noi antipasti. Ma io vivrei solo di antipasti. Anch'io in generale, anch'io vivrei solo di antipasti. Anzi, gli antipasti sono stati dei salatini, delle pizzette di salatini che ci ha portato la mamma di Domi. Poi dipende price, perché se a noi piace molto mangiare gli antipasti, non lo rovini, mangi solo quello, sì. Quello è il tuo pranzo. Ma generalmente sì, quando io facevo, i cenoni a casa dei miei zii, eccetera, eccetera, erano al 98% antipasti. Poi c'erano anche due primi e due secondi, ma se li mangiavano poi loro. No, noi primi cani, sono almeno 10 anni che non facciamo più il primo. Perché tanto è inutile, ti riempi e basta. Cioè, no, a me il primo è io non ho mangiato niente di carne. No, noi mai. Noi non abbiamo mangiato niente di pasta, cappelletti, quindi cappelletti in brodo e via. No, non è vero, abbiamo mangiato dei rotolini di carne con dentro prosciutto cotto e provolone sciolto. No, vabbè, ma se il tuo pasto è gli antipasti, non te lo rovinano, è quello. Eh sì.
Ce li facciamo. Comunque, buono, grazie per averlo chiesto. Grazie, John Stark. Aspetta, no, è il tuo turno, per caso. Ma guarda te. Stiamo andando in lista, precisissima lista. Una lista immaginaria mia che non vedo. Ah, boh, scusa. Quindi, per favore. Pensavo di essere il prossimo per quello, mi ero visto. Allora, vediamo, fammi controllare chi è il prossimo, Corvo, così mangiamo. Ah, beh, grazie della domanda. Allora, noi abbiamo fatto la zuppa di cipolle. Buona. Buona. Mamma mia, ci abbiamo aggiunto un po' di... Ma io l'ho già detto che le cipolle me le mangio nel gelato, non me ne frega niente. Non ho mangiato la zuppa di cipolle, però. Che, allora, detta così, la zuppa di cipolle può sembrare una cazzata, invece è una roba incredibile. No, allora, io vi spiego come l'ho fatto. Ho messo mezzo chilo di cipolla, l'ho fatto cuocere per tre quarti d'ora nel brodo di carne. Anzi, prima ho fatto il... come si chiama? Quella roba lì, sì, il roux. Quello con burro e farina. Ci ho insaporito le... Le palle, le ho fatte cuocere. Beh, che dolore, ragazzi, che dolore. Le ho fatte cuocere per tre quarti d'ora nel brodo di carne e poi dopo ci ho aggiunto un po' di panna da cucina, un po' di emmental e un po' di fontina. Che buona la fontina in questo materiale qua, che buona. Mangiati con dei crostini di pane fatti con un po' di olio e sale. Fontina con la pistola. È buono. E poi ho fatto il gatto di patate. E tutte entrambe le cose sono durate per altri tre giorni. Perché è una buon Natale, grazie infinite, signor Gatti. Grazie, Claire. Grazie, Claire. Grazie. No, sai cos'è? Poi la zuppa di cipolle, dici zuppa, però in realtà è bella carica come cosa. Sì, infatti è per quello che dico, dire zuppa di cipolla è un po' del cacchio, perché non è vero che... Che poi in realtà è una sorta di crema di cipolla, esatto. In teoria, perché poi avrei dovuto frullarla, ma non avevo voglia, ma in realtà mi è piaciuto di più così. No, il discorso è che la ricetta che ho trovato io per farla era una ricetta per due persone, però dato che generalmente queste cose, se indicata per due persone, vuol dire che per mezza, mi ho fatto bene che raddoppiare le dose. È come nei ravioli, che compri la pasta fresca, i ravioli, esatto, due persone, per quattro porzioni, devo fare, lo mangi da solo e c'è ancora fame. Che miseria. E poi, e poi fatto in realtà gatto ci di patate... perché io mangio stavo scendo solo il primo e c'è Legion qua sì, anch'io. Di solito me l'ho spottato, lo giro. Sbagliano anche nel sushi quando prendi la barca, sbagliati. E poi ho fatto il gatto di patate con mozzarella, specche e prosciutto cotto. Grazie Mottaku, grazie mille. Allora prego Moro, figurati, mi tieni i botta, complimenti, buco il muro, Beh, la cipolla fa schifo. Beh, la cipolla o la ami o la odio. Io la amo veramente con tutto il mio cuore. Perché è un sapore talmente particolare. Ossia. Che... Io la adoro io. Ma c'è gente tipo mio padre che la adora, ma non può mangiarla. Perché la digerisce. Liazar, c'era Legion qua intorno. Non so se l'avete già ucciso. No, non l'avete ucciso. Me ne vado. No, io non. Il gatto di patate è molto buono. Mi piace un botto a me. No, ho preso una spinaccia. Aia, mi hanno ucciso non so da dove. Ovviamente hanno aspettato bene che arrivassi proprio lì. È che io ad esempio la pasta al forno, cioè la le lasagne non le mangerei dietro... a Natale, perché se mangi quella poi è finito. Ma infatti non abbiamo fatto grandissimi antipasti, però la lasagna poi ci ha saziato. Io la lasagna non riuscirei proprio a mangiare, cioè mangio quelle e basta. E io di solito faccio così, antipasti, un primo o il secondo, uno dei due, e poi mi mangio le frutta, cioè noci, mandorle, quelle. Come lo è esattamente quello? E là è piano di sopra. Cioè è difficile, facciamo il primo, il secondo, più l'antipasto, più il doppio. A parte che poi avanzerebbe tutto, quindi... Li facciamo gli auguri. Grazie Rubla. Grazie Rubla. Buon Natale, capisci. Comunque amici, consiglio a tutti Soul, su Disney Plus. L'ho visto ieri. Soul veramente consigliato a tutti. Aia, era là. Era, l'ho visto dopo. L'hai ucciso quello dentro, era? Sì. C'è Echo. Quella ancora qua dietro sopra, credo. Eccolo, eccolo. Ma porca, non era vero. Deve andare più sicuro. Cazzo. Soul veramente consigliatissimo. Che poi in realtà io ho detto vabbè. Guardato il trailer ho detto roba sulla musica, la guardo. In realtà la musica è un pretesto. Ah, sì, era lì. Deve essere anche un'altra cosa. Buon Natale, grazie infinite, signore. Grazie, signore. Grazie, Mottaku, che regalato. Parlo nel diffuser. Ma dai. Grazie, Mottaku. Grazie mille, che regalato la sabba. Comunque, sì, consigliatissimo. L'ha visto anche Corvo, anche a lui gli è piaciuto tanto. Veramente bello. Beh, Vector, c'è da quasi un anno che non c'è più il comando Disney. La voglia, Vector. La voglia, sì. L'ha fatto quella volta lì. Poi grazie biscotto. Buon Natale. Mangiato. Grazie biscotto. A Natale, vabbè, anch'io antipasti vari ed eventuali.
E poi abbiamo fatto per la prima volta, perché di solito sarebbe un altro tipo di cenone. Noi facciamo di solito la cena con parenti da tutta Italia, però non era il caso, ovviamente. Quindi abbiamo fatto, ho cambiato un po', abbiamo fatto polenta con gli uccelli, stracotto al vino rosso, formaggi, tipo brasato, sì. Scusate che mi ho preso via l'audio, dicevo. Formaggi, cazzo, cardi al forno, zampone, non è un calzatore, il cardo di minore Itano, scusami, non so se mi hai mangiato il tornado, ai cardi, grazie Burzio, grazie Burzio. Il cardo è tipo quello del topinambur, ma è più morbido, perché vabbè lo cuoci e stracuoci, però ricorda vagamente il topinambur, fatti al forno è con... praticamente gratinati, come se fossero i finocchi, quelli gratinati con pan, burro, formaggio, eccetera. Quelli che ti punciccano nei prati. Sono sopra comunque. Cos'è punciccano? Cos'è punciccano? Sì, punciccano, pungano, sì. Punciccano. Inserimento tra 5 secondi. Ma sono sopra. Raggiungete la bomba e disinnesca. Topinambur è sempre un Pokémon nella mia testa appena lo nominate. Poi dopo ci penso. Dico, okay. A sua volta sa tipo di... Ma chi sono io? Babbo Natale! 5 sub! Amici, ci state viziando qui, in questi giorni. No, ma ci ammazzerete, perché poi quando caleranno tutte le sub, noi entreremo in depressione bestiale. Che già per 2 giorni che non facciamo live sono calati tantissimo. Amici, il nostro lavoro è uno stress incredibile. Voi non l'avete infatti visto. Non bisognerebbe mai guardare quello. Oddio, quanto mi hanno sparato, siete veramente ragazzi. Tanto gentili. Grazie, aspettate che faccio una cosina io intanto. Ah, no, qua c'è. Così per gradire. Ovviamente tutti i mobili. Ah no, c'era uno sopra. Grazie, chi c'è con me? Prego Moro, hanno rotto le balle. È morto lo stronzo di merda lì sopra. Oh. Il drone sta partendo. Ah. Muovetevi. Sono lì nell'angolo. Sono stato individuato, ragazzi. Da quella cam. Da borrasciamo? C'è uno qua a sinistra. Non è in partenza. C'è uno di qui, Marco. Dove, scusa? Che dolore, che dia del cazzo. Eccoti. Moro, occhio che spara. Grazie, Pyro. Sei bellissimo. Pyro, oh my god, cosa è esploso? Dabo, è un rivato. È un rivato. Ok, è dentro. Tira. Ai ai, ma chi? Ma ho sbagliato a vedere, Credevo ci fosse Dabo nella stanza io. Eh no, era una cazzata. Era solo il bordo, era. Sapevo, guarda. Ce li facciamo gli auguri. E facciamo. Grazie, Felix. Buon Natale, capito? Buon Natale, mio Dio, Dabo, nella stanza là. Grazie, Felix, grazie mille. Sotto, Dabo, delle gentili, scale dove eravamo noi, Giocando malissimo comunque. Sarà che sono attento a quello che dite, sto ascoltando. Grazie, un tipo timido, avevo detto umido. Come? Grazie, bello. Grazie, ma... Grazie. Pelo. Cioè che uno lì dentro, a destra, corvo anche c'è. E uno qua, e ce n'è uno qua dentro anche. Comunque c'è Origin che ha riniziato a slogarmi a caso. Hai trovato una bomba. È lì. Porca. È lì, no. Ma sono finito dentro la parete. Era a destra, mi sa, È una stanza a destra, era. No, non c'è nessuno, figura. Ho visto proprio i colpi che arrivavano. Sì, c'era proprio qui la stanza a sinistra. Oh my god. Non so se era lui. O c'è là nell'altra stanza. Sì. Nell'altra no, bomba. Non c'è bisogno, tipo tranquillo. Cosa ho detto? Tipo. Che shot. Ho finito il team. Hai finito il team, Pier. Mandami lo screenshot poi sul gruppo, dai, che lo guardo volentieri. Magari anche su Discord, che abbiamo lì la stanza Fantacarlo. Che non è fantastico. Ho già parlato nel mio Moro by Night, però ho mangiato. Appunto, mi è tirato un po' il culo quest'anno che non c'erano gli antipasti. Che mia nonna di solito fa sempre questi crostini con questo patè di carne avanzata dall'esso, dalle cose così. Ed sono fenomenali. Infatti, non arrivano mai a tavola perché il tempo di prepararli sono già in bocca delle persone. E quindi abbiamo mangiato i cappelletti. Io prenderei, non lo so, in brodo, il lesso di carne, pulito.
No, come mai non li hai fatti? È perché sono andato giù, era già praticamente tutto pronto. Ciao Giallo. Poi non lo so, io non so come si fa. Ma come mai non li ha fatti? Non li ha fatti. Ah, non li ha fatti perché non c'ha... Non c'aveva voglia, non c'aveva avuto il tempo, perché eravamo solo in tre stanno. Non si sapeva quando non si è neanche si sbattuta, non si è sbattuta a farli, semplicemente. Per prendere i giubbi. E poi c'era l'agnello impanato. Oh. Inchianato. Il tiramisù. Il tiramisù, vero? Non rinforzate? Per avanti? Credo. No, c'era l'erba cotta, anche con la crescia sfogliata. Attenzione, occhio. Cambio caricatore. Da poco viene qualcosito. Metti che si intrufola. Moro rinforza la brava. Io a sto punto la metto anche sulle scaline. La squadra d'attacco ha trovato la bomba. Buon Natale, grazie infinite signore. Grazie, grazie signore. Grazie Castoro. Grazie Castoro. Uno è qua, ragazzi, e li ho spottati tutti e due, tre, arrivano tutti da questa parte. Ma io non l'avrei fatto, Dabbo, adesso sono caduto di sotto. Adesso mi hanno distrutto la telecamera, però sapete che arrivano di là. B hanno rotto, mi sa. Avete rotto, non ne possiamo più. Ma qua c'è un bus, non mi sono accorto adesso. Ok, ci sono due persone qua dietro. Dabbo, qua dietro la finestra. Non ancora, no, sta andando, sta arrivando. Preparo il nido. Fatemi controllare o traverso. Occhio cazzo. Corvo, occhio corvo da dietro. Yezar è stato abbattuto. Uno è qua, ve lo spotto. Uno appeso. Ve li sto spottando. Ok, mi hanno rotto. Mi hanno rotto. Aspetta, li sento di qua. Ma c'è cosa che ha preso? Dokkebi ha preso le telecamere. C'è una qui sopra. Buon Natale, grazie infinite, signore. Cazzo, l'avevo sparato in faccia, non è morto. No, non gli sono arrivati colpi. Oh mio Dio, Radabo. Che paura. Grazie di sì. Grazie di sì, 98. Grazie. Non lo farò, non lo farò. Porca miseria, era aperto. Mica me ne sono accorto che era aperto. Ma dai. Se non ci fosse una finestra chiusa io. La porta. Ma che rinculo. Che rinculo. C'è un sacco di rinculo. Che disastro. Ho iniziato alla destra della testa, quindi è stato rinculato. Invece per Capodanno... A parte che ho ancora sta mappa, non l'ho capita quella nuova. Una partita, da. Per Capodanno sfrutterò un regalo di Natale che mi ha fatto Domi, che è la Bourguignon. Oh, buona la Bourguignon. Non so cos'è. Che cazzo è la Bourguignon? Il concetto è simile a quello della fonduta, nel senso che c'hai lì pentolina. In realtà ci tavola. Puoi fare tutto nella fonduta, in quella roba lì, cioè puoi farci pure però, sia la fonduta che la Bourguignon, che la fonduta di cioccolato, per dire. In pratica cioè, praticamente, è l'olio tipo, cos'è? Praticamente sì, il concetto della Bourguignon è questa boule che riempi di olio, la scaldi piano piano, poi tagli un filetto di carne, qualcosa a cubettini. Ognuno si cuoce nell'olio il suo pezzettino di carne e poi lo bagna in varie salse che prepari tu. Ma è lo shabu shabu giapponese, quello che ho fatto. Prego? In Giappone. È esattamente la stessa cosa. Vabbè, anche io ho pensato a quello giapponese. Eh sì, è esattamente la stessa cosa. Sì. Arriva in realtà è una roba francese che però è molto diffusa in Val d'Aosta. In Giappone c'è il pentolone in mezzo con l'olio caldo e metti là fettine di carne piccoline cuoce. Simile alla bagna cauda piemontese oppure alla... Sì, però la bagna cauda piemontese è proprio... una ricetta secca, nel senso che proprio qualcosa in cui pucciare la verdura generalmente o il biscotto ma anche una cottura anche e l'olio di prodotto, esatto. Mi piacciono queste cose qui che devi fare, cioè uno dice vabbè te lo devi fare tu che palle. No però è divertente, lo fai tu comunque a casa, sì, esatto. Da magnà, fai le cose. No, così le cuoci al momento, tanto sono fettine piccolissime di carne che è interattivo e ludico, mi piace, esatto. Poi ti diverti comunque a preparare le salse varie, esatto. Se vuoi, quindi probabilmente preparerò il bagnetto verde. Ah, con la Wiz? Esatto. No, con cosa? No, niente, niente, non c'è verde. Ah. Vediamo chi posso prendere. Non lo so. Bagnetto verde anche quella è una roba piemontese. A base di prezzemolo, uovo sodo, aglio, acciughe e mollica di pane. Di aceto.
Sì, aceto. Ah, per... smoke weed every day. Okay, cosa... lo amo. Il bagnetto devo verde anch'io. Quando ce ne faccio tipo mezzo chilo. Devo vedere cosa ordinare il 31, perché tanto sono a casa da, cioè, da solo, no, però a casa fa nulla. Io invece c'è stata una sera, ragazzi, che ho quasi pianto. No, non è vero, però mi sono depresso, perché mi sono messo a guardare tutte le postazioni da gaming del mondo. E voglio fare un sacco di roba. Infatti ho iniziato ad aggiungere alla lista dei seri cose a caso. Beh, però vivo in un buco. Proprio così che funziona. Grazie Capoante. No, beh, un crocchio di merda viene poi no, a caso. No, però Xis, cioè, io mi sono, io voglio cambiare tutto, ma non posso. Xis, perché non devo invitare mai Marco a mangiare la bagna cauda? A parte che non l'ho mai fatta, non la so fare, però. Non gli piace l'aglio? Ma non è vero, lo amo. Allora. Ma forse sono drogato. Una cosa unta. Ma mi piace, ma perché? Mi piacciono. Sì, è buonissimo, un cacchio. Gustosissimo, proprio per carità. Anche se è infatti. Ormai ci hai fatto questa bombea, non te la puoi più togliere. Ma i broccoli sono buonissimi, non è che... il pesto, ma almeno il pesto è buono. Ma anche i broccoli sono buoni. La bagna cauda. I broccoli sono buonissimi. Ma farei da ridire. Grazie Price, questi sono gusti di merda. Non è vero, è pesto, fa cagare. Buon Natale, grazie infinita signore, grazie, grazie signore. Grazie Price e... no, e... ho detto che... ma mia ragazzi, ho fatto un peto, sapeva di lasagne, ho fame. Grazie Robin Hood, è passato il robottino, l'ho perso, lo sento però. Ecco. Ho distrutto. Ma dai, grazie le due. No, 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 no. Buon Natale, grazie infinita signore. Grazie, 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 grazie belli. Aia, aia. Puttana, tutte le sub. Tra l'altro avevamo in mente anche di... ma come fanno a prendermi? Non li vedo. Fare qualcosina per i subscribers. Dall'anno prossimo. Tramite... no, sfruttamento. Aia, sono di... sopra. Li ho un visti. Pochino di più anche Discord, magari. Sì, no, non tanto per live, quanto per stare con voi in generale. Fuori dalle live. Più che altro, magari anche su Discord, magari possiamo fare anche qualcosa... più in libertà. Tipo adesso Pier, vedi che ha detto che ha fatto la formazione su FIFA, magari prendo, vengo, gioco un po' con voi, stiamo assieme, anche perché mi fa piacere. A tutti in generale, dipende dal gioco ovviamente. Se mi invitate a giocare a World of Warcraft, no, solo i sub, Marco, gli altri sono dei... l'ho colpito. No, tutti tra di noi. Gioco già con la gente sub. Ah ok, lei mi ha ucciso. Ah, ci siamo uccisi a vicenda. Mi hanno sparato dall'alto prima. Fatto che stanno sfondando tutte cose. Fatto che se io tiro smoke qui... ma dove? Ah, Marco, devi aspettare che entrasse. Lo so, ci ho pensato, sono stupidino. Devo darti una mano, Marco. Morco. Facciamo così, va? Così non entri, intanto. Gli ho tritato un po' di schiena, un po' di parmigiano sulla schiena, gli ho messo questo. Rompere la finestra lì di fianco a te, magari becchi che passa da lì. Da lì? No, ma c'è il vuoto qui, mica c'è il vuoto a sinistra. Non so se mi ricordo. Vabbè, che le mappe sono cambiate tutte, quindi. Moro, sento gente che corre sopra, sì, di te. Sopra ci sono io, ma sento anche altri pasti. Beh, sì, Mary. Qualcuno sta rampinando in maniera strana. Però Marco, non stare lì a mirare, tanto c'è anche la mia trappola, quindi se entrano lo senti, cioè, esplode. Ce li facciamo gli auguri. E facciamo. Caccia. Buon Natale, hey, capito? Buono. Buon Natale un cazzo. Mi ha dato un assist. Oh, c'era qualcuno sopra Utiet. Sì, lo sento io. È sceso di sotto, chi lo sa? Qua c'è Dabo. Ah. Morto. Ah. No, ma smitra troppo sto coso. Ok, qua fuori lui. L'ho pingato, eccolo, morto. Ok. Ho fatto quasi... ah, io ho fatto un cacchio, ho tenuto a bada così. Io sto avendo difficoltà a riattivare l'abilità di questa tipa. Sparo al coso, ma non si attiva. Che cos'è? Chi è? Chi avevi? Agrumi, agrumi, agrumi. Che cazzo è? Quella nuova... E che cosa fa la... Aruni. È quella che fa le griglie laser. Quando loro la disabilitano tirandoci in mezzo qualcosa, dopo un po' di tempo la puoi riattivare sparando alla bomba. Ah, non si riattiva da sola? No, non si riattiva da sola. Solo che agrumi, sì. Sì, ci siamo quasi. Solo che non riesco. Sparo, la colpisco. Si distrugge. Non si riattiva. No, non si distrugge, quantomeno. Devi sparare quando è aperto a metà. Davo. Non era ancora aperto il laser della griglia. Avevo capito che devo sparare quando smette di fare le scintille, perché si è ricaricata. Da quando l'avevano presentato.
Sì, l'abbiamo sentito, di Luke Harper. È morto Luke Harper, sì. Dispiacere. Era molto giovane. Adesso così. Non mi ricordo come si chiamava nella, nell'altra federazione. Nella All Elite. Bob no. qualcosa. Sì, Bobby, Bob, mi ricordo. È perché non seguo più che altro. Un'altra bomba, ma Double lì conviene. Dove c'è il portone? Dove cazzo è la... Ah no, perché è il contenitore non del mio fischio. Esatto. Ah. Comunque per atleti e sportivi questo 2020 è proprio da dimenticare. Mamma mia. Ma in generale, a parte sì, però... Sì, aveva ancora... Me la vado a rinforzare l'obiettivo. Sì. Ma non parliamo di cose tristi, basta. Il nemico non ha trovato il contenitore. Basta, non ne posso più. Di localizzarlo durante l'assalto. Prima dicevo a Moro che volevo provare Warzone, che non l'ho mai provato, però... Io lo voglio riprovare quando ho il PC, perché... Io sennò ho è impossibile detto che l'ho provato e per me non è roba. Guarda come pop-up quella valigetta. Mm. Guarda, hop, hop, il hop, nemico hop, 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 no, così sì, però. Ah, si usano nello stanzino del Peppe, eh. Ok, in rovine c'è uno. Attento, Liezer. Parliamo di invenzioni, piuttosto. Forse lo sgami pure. Sì. E prima, appunto, pazzo. Contarlo... Scusami? Contarlo grigio, ho scoperto un sacco di invenzioni. Ma... No, ragazzi, io mi arrendo. Io davanti a queste cose mi arrendo, io. Cioè... Va bene. L'ho visto. Grazie. Ho discostato per ora lì. C'ho anche il mitra di Tachanka, che è una bestia. Ma quando cazzo Fusion qui dentro? Non c'è nessuno qua. Lazzo non lo vedo più. Ma quante ce ne ha? Ma quante ne ha? Ma gliel'hanno aumentato. Ma il problema non era che camperava, è che no, l'ho preso 3 ore prima. Mi sembra strano perché prima 4 non 3. No, no, ne ha fatte 4. Magari la prima non era, non erano bombe, ma erano... Era proprio quello. Ah, ne ha 4? Ma prima lo usate, erano 3. E qua dentro, ragazzi. È stato scammato, adesso, è uscita la pace adesso, mentre qua giochiamo. Dentro. No, probabilmente ne aveva una in più che non tenesse... Cioè, non ci hai dato allora, peso perché pensavi fosse solo 3. È uscito. Magari ne ha meno, eh. Cioè, ne lancia meno dentro la stanza di bombe. Sono uscito di lì. Viva lo stucco, non ne abbiamo più. Madonna, che male. Ragazzi, che situazione stasera. Aspetta lì che pushino. Lazza ancora lì. Moro, ma se gli metti le trappole te ne vai via fuori dalle balle? Ma se lo beccavo che faceva zinda di sopra. Così sei nudo. Magari potevi anche chiudere una porta così gli facevi perdere tempo. Eccoti qua. Ok, te li sento vicino a te. Aspetta, zitto, zitto, grazie. Che bello averti qui con noi. Grazie, ranuncolo. Comunque ha avuto tempo quasi di ucciderti, incredibile. Sì. Preso la, preso la gotta. Dall'altra parte. Perché a sinistra li ho sentiti. Anch'io ho sentito roba a sinistra, ma forse sono a piano di sopra, eh. Io sono al piano. Sta, ecco, si è buttato dentro la stanza. Dentro la stanza. Quella lì. Qui dietro è l'infame. E occhio perché devi comunque difendere. Entrano loro, hanno vinto. Ma perché. Beh, è la bomba, devono comunque piazzare. No, 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 non è la bomba, è il mio rischio. Posto? Ok. Boh. Come mai ci ha messo tanto? Scemo, scemo, dove è andato? Cioè, più che altro perché ha cicciato fuori coso? Perché ha sbagliato. Voleva entrare, invece ha fatto... si è tirato su. No, no, dico quello che ha ucciso prima, il russo. Perché hai fatto capolino dalla porta anziché stare per i fatti suoi, se non aveva il... Ma non c'è il defuser? No, doveva andare... era... Secure area. Cioè, rimette... come cazzo... Doveva entrare, se era biorischio. Ma perché è uscito, appunto? Perché non era sul biorischio, era l'altro sito quello del biorischio. Ma non c'è la porta era, di là, scusami. Era la stanza no. No, non abbiamo neanche bucato noi il muro, effettivamente. Io voglio fare Ron. Io no.
Io voglio fare il terpone di Natale. Ehi, Bim! Faccio termito. Ah, ragazzi, che voglia di James May di nuovo in Giappone, che non lo farò più io. No, farò una cosa di cucina, esce il mese prossimo, cioè a gennaio. Ma adesso è uscito il coso nuovo di quelli di Grand Tour. In teoria doveva uscire la cosa di James May di cucina. Solo con James May di nuovo. Facciamo il watch party pure di quello. Buon Natale, grazie infinite, signore. Grazie, signore. Grazie, Standler. Grazie, Standler. Io, amici, appena lo trovo, voglio consigliarvi un canale. Un canale di semi. No. Avete presente cosa mangiamo oggi? Ah, gli altri due, Corvo? Sì. Li conosco, sì. Sì, ho guardato anche i loro video io. Sto guardando tutti i video e sono molto bravi. Sì, sì. Sono me più bravi di... Adesso non diciamo uno, sai. Beh, allora, per carità, come hanno strutturato i video, nel senso, io sto vedendo il loro video del Giappone. Sono veramente bravi, però. Sono d'accordo. Mi piace perché hanno fatto anche di tutorial alcune cose. Sì, da qua a sinistra, credo. Sentito rompere qua in zona. Enorme. Vai. Sì. Ma capo, non l'hai visto con noi? Hanno sparato. Da dove mi hanno sparato, scusami? Dalla finestrina. Capo, dovevo vestirmi da Natale come te. Oh mio Dio, era sopra Vergil. Sì, ha sparato da qua. Devil May Cry Isler. Mi dice un altro. Dove eri? A destra Cav e a sinistra Vigil. Come si chiamano? In effetti erano... Com'è che dicevi, Corvo? Come si chiamavano? Where the food is go, porca troia Caveira. Cosa mi dice in chat, quello lì? Cosa dice? Ultimo uomo per la squadra alleata. Oh, bestia. Sono due ragazzi del... Oh mio Dio. Ma non so bene di dove. Che anche loro hanno fatto un po' come cosa mangiamo oggi. Prima hanno fatto una serie sul Giappone. Questa notte che non potevano viaggiare, cioè andare fuori dall'Italia, hanno fatto c'è una... C'è Tachankola che ha chiusolo. Una serie su Italia. Oh mio Dio. Abbiamo perduto. Ma strutturano i video in maniera diversa. Nel senso che loro ti fanno vedere proprio prima bene il posto e poi dopo ti fanno vedere la roba da mangiare. Io non so se dopo la live ordinarmi qualcosa. Come si chiamava che lo segnalo? Chi è? No. Il noob, quello che c'è il numero. Verde food is gone. Come si chiama? Segnaliamolo. Quello che è il noob. Graplight noob. Esatto. Perché devi segnalarlo? Perché dice cose volgari. Ma poi Marco, tu che stai streamando, sì, cioè abusive chat. Tu che stai streamando, mettiti la... L'avevo tolta in realtà, l'avevamo tolta l'altra volta. Esatto. Come si fa allora? Era... Segnala... No, per togliere la chat. Impostazione generale era sicuramente. Sì, chat tutti, canale chat tutti, oppure posso fare solo squadra volendo. Fai solo squadra. No, comunque non so se ordinarmi qualcosa da mangiare dopo. Di questa la dobbiamo vincere. Non c'ho voglia aver niente di cucinare stasera. Però che non so neanche cosa ordinarmi. Perché c'è l'unico che adesso ho il botà di sushi sì. Che mi porta a casa. Solo che l'ordine minimo è 25 euro. Ah, beh, è solo normale. Che 25 euro da solo è troppa roba. È sushi no, ed è tanto. Il cinese sì. No, ma anche cioè, fanno sushi 25 non è tanto. Io non ho preso. L'altra volta è tanta roba da mangiare. E non è uno spreco. Ma non è vero. No. Cioè io allora poi non so le porzioni lì, ma io ma non è susciaro base. Cioè io quando l'avevo ordinato qua ho speso tipo 38 euro. Cioè perché l'altra volta ho preso tipo un temaki, una pokeball, un e altre robe, una birra che artigianale 7 euro, quindi per dire, no? Però era comunque tanta roba. E poi la pokeball non era una pokeball mai nella vita, però era molto buona. Io non l'avevo sponchillato, Dabo, potevi dirmelo però, Non sapevo neanche da dove lo facessi. Non lo so in effetti dove cazzo l'hanno sponchillato. Ragazzi, nell'obiettivo sembra che non ci sia nessuno, comunque, perché stanno tutti andando in giro. Io con i tre ristoranti che mi portano a casa il cibo c'ho questo susciaro qui. Ucciso. Il
Canyon che fa tipo una specie di è fast food in realtà. Sì, lo so, è che ho paura di andare sul telefono perché se c'è altra gente. E poi c'è una, un ristorante pizzeria dove però la pizza non mi piace, quindi niente. Vedere le telecamere, Marco. Non c'è nessuno in giro, Marco, è tutto vuoto. Insonia, uno sul ping. Ma porca che culo. Cavera, porca miseria, l'ho persa. Cavera sopra qua comunque. Castle sul ping che guarda. Ok, Castle e Cavera sul ping. Cavera sta scendendo da scale. È di nuovo qua sul ping Cavera. Che paura. Sono entrambi sul ping, sono entrambi sul site adesso. Pokeball, no, Pokeball. Lasciate perdere il contenitore. Merda. Sono più. Ok, Cavera qua, occhio Marco. Ma l'ho colpita quante aspetta, volte? Aspetta, Marco, aspetta, che adesso andavo a ecco la. Ok, bravissimo. Qua se riesci a tirarmi su? Ti dico se ti push a castle, Marco. Ti dico se ti push a castle. Così non te lo dico. No, così. Comunque prima non mi ricordo se. Pietro Mosca, capita spesso di parlare di cibo. No, dai. No, non è vero. È una leggenda metropolitana. Sì, adesso perché ormai l'abbiamo detto qualche volta. Quindi quando ne parliamo di cibo, non la gente subito dice: ma parlate sempre solo di cibo. Ma in realtà non è vero. Io conosco una persona. Porca troia, era sdraiata. Mangia gli armadi. Anche io, purtroppo. Oh mio Dio, Marco, spara pippe questo. Ok, che sono in due ancora, no, c'è anche maestro. No, lo so, ero troppo teso per discernere. Diciamo che oggi poi soprattutto sono un pochino spossato perché ma questo ma ho ucciso l'altro da Lino, dove c'era oltre a Lino anche Tarlo e loro in combo è sempre tragica, sempre difficile. Un giorno dobbiamo... li voglio tutti e due su TTT comunque. Oh mio Dio. Non è vero, non ce la potrei fare. Lino vuole venire su TTT, solo Lino che sì. Vabbè, se vuole venire a sto punto non lo faccio venire. Ma Lino sì può venire, Lino. Tarlo non lo vuole. Tarlo. Tarlo è tipo, io sto fuori, cartello per Tarlo. Sì. Ma vediamo se vengo... tutto in maniera brutta. Nana, purtroppo sì, siamo dei mangioni. Cioè, in realtà... siamo dei ciccioli. No, ci piace parlare del cibo, dai. Perché due ricette va dei termos se ne uscirai obeso. Mi fa male il polso sinistro, ci tengo a specificare. Spesso, in realtà, parliamo di cibo, ma mica... Ma ci può salutare. Io sono veramente tanto contro a... quelle cose che sempre girano sui social, che sono delle robe ciccionissime che mi fanno vomitare. Tipo il famosissimo, una volta no, a Pasqua c'era sempre il cazzo di ovetto Kinder con dentro la Nutella e una pralina di cioccolato. Oh mio Dio. A me il cioccolato Kinder mi stucca appena lo mangio subito. Quindi... a me no, ma se ci metti dentro la Nutella e la pralina di cioccolato mi sparo. Preferisco roba fondente io. Oppure l'hamburger con tre fette di carne, formaggissimo, incredibile, 7 kg di bacon. Ma poi come cazzo lo mangi? Fare Z, e poi non lo puoi mangiare. No, Dabbo, non è vero questa volta. Facciamo così, ma. Moro, ti odio. Moro, ti sta bene però sto giro, eh? Quante possibilità ci sono? Che io vado sempre da quello che fa full spawn kill. Ma non andare, non andare. Anche. No, non è vero, Dabbo. Quella cosa lì è falsa. Non è vero. È sotto adesso, però si sta spostando. Dica americanate, sì. E poi le americanate le palle. Sono le cose che... sul ping. In Italia vuoi che non hanno fatto la pizza con 6.000 kg di roba sopra? Olio. Tarato non stucca, non è vero. Jackal. L'ho avvistato. Raga, l'attacco. Grazie, Vale. Sei un cacchio. Grazie, Vale.
Ormai tra le sub regalate e tutto, ho letto 63 volte nell'alert box. Che palle che non sono più. Ma esatto, Elisa, ma poi anche. Ma anche poi non. Tipo, in realtà anche i piatti. Quelli da. Quelli gourmet belli da vedere così. Che però spesso delle volte sono una chiavica da mangiare, perché. Sono una merda. Cioè li tocchi, si smontano tutti. Allora vanculo, va. Marco, che fai? Da dietro, Marco! Vabbè. È dietro, ce l'ho. Lo so, però. Mi sono messo veramente. Vabbè, Frank, è il mocio quello che fa i video. Sì, mocio però... HS, sì. Esatto, sì, è mocio quello che fa i video. Però non. Tipo robe che fa lui. È uno che fa i video. Che adesso fa video di cucina americana. Su... Sì. Hai sentito? Però lì è roba da intrattenere. Porca troia. Ma sono veramente dei fantasmi. Subito ci sia qualcuno poi che si fa quelle ricette lì. Attenzione che sono morti tutti. No, anche perché poi usa salse talmente particolari. A sinistra, andiamo. Esatto, era lì. Sì. Esatto, poi non mi piace anche perché sono è veramente spreco alimentare la maggior parte. Sì. No! Che spizza. Ma io ho visto, a me sembrava l'avessi preso in testa, però vabbè. Sì, no, l'ho fatto un po' a sega, l'ho segato un po'. Un po' a sega? Sì, abbastanza. I wanna be around, na. Sul sito Acorn. Voglio sperare di no, di so. Spero anche io di no. Però la maggior parte delle volte quando c'è tutta quella merda in tavola, dubito che finirà tutta negli stomaci delle persone. A parte che comunque lo trovo uno spreco anche ingozzato. No, l'ho letto, Tonaz. No, non arriva direttamente a gennaio, mi sa, Dopo guardo. Cioè, avevo letto che arrivava a breve. Trovo uno spreco anche uno che mangia 68 kg di roba a forza. Ciao, grazie, buon Leo. Natale. Grazie, dimmi, Leo. Tu come ti chiami? Ben arrivato. Ciao, Leo. Perché come me, mangiare a forza o buttarlo via, okay. Per me è la stessa roba. Butti via nel tuo corpo. Tornando a quelli di a quello che avete detto prima, come quello cosa mangiamo, mi pare. Come cosa mangiamo oggi, sì. È la coppia... Sì. Sono una coppia di Torino che... A me piacciono un sacco oggi loro. Il primo video e non li sopporto. Infatti l'ho detto a YouTube di non consigliarmi più il canale. Madonna. No, poi ci trovo estremamente rilassanti. Sono veramente rilassanti e sono molto bravi, secondo me. Mi sono visto quello sulla... Dopo gli mandiamo un messaggio, magari... Abbiamo anche raidati. Pensa che siete degli stronzi. Sì, abbiamo raidati, perché... Lui non è dei termosifoni, ci tengo a specificare. Ma aspetta, ma sono quelli che non sarà neanche più moderatore. Ma vedi qua, puoi dirlo veramente, mi dissocio da quello che ha detto. Sì, ma infatti mi dissocio tranquillamente. Purtroppo... Chiamano Giano e Francesco. Sono un po' troppo volgare. Io ho visto il video dell'osteria francescana e nulla. Associatevi. Formaggio e mordono direttamente il panetto. Ma che dici, October? Sei pazza, che schifo. Vabbè, è vero, come sono d'accordo. Quindi dopo bannato. Cioè, ingozzarsi... a me ingozzare... Ma a parte che non fa bene, al di là proprio della cosa di non sprecare cibo, non va bene anche per la salute, bro. Quello del posto delle torte, quello era più spettacolo. Ah, uno se c'ha un disturbo alimentare, mangia perché ne sente il bisogno, comunque. Non è che... cioè io dico proprio mangiare a sforzo, tipo fai una sfida, sì, devi ti sgozzi di pasta, ti sgozzi, ti ingozzi a forza. Difendete perché c'è il disturbo alimentare, sì, lo sente effettivamente il bisogno di doverlo fare, è un problema, no, però è chiaro, cioè io lo vedo era anche per eventi da 300 persone, cioè al di là dello spreco che è indubbio che ci sia e tutto quanto, proprio non fa bene, non mi piace come sarà che ormai da qualche anno sono diventato completamente diverso io. Ma già prima non le facevo. Sì, pensate che prima Marco era un cavallo. Per dire. Sì, poi era una scopa. Poi mi hanno fatto diventare Bresaola e mi sono reincarnato. Imboscata pronta. State alla larga. Non so che tipo di... Provo a fare la sponkill o no? Vabbè, ma gli hot dog, far la gara di mangiare hot dog va bene perché tanto non è cibo. No, non mi piace mentre fa malissimo qualcosa. Fa schifo gli hot dog, va bene, il Houston mi fa no, molto. A me piacciono, che schifo. A me piacciono, ma le mangio se no uno all'anno, se va bene.
mangi, cioè, è come mangiare dei tubi di plastica, quindi va bene. Veramente porcheria diverso, per me. Per me è porcheria. Probabilmente gli hot dog, se vai dai bambini in Africa che soffrono la fame, non li voglio. No, dice, guarda, muoio così, non voglio morire in quell'altro modo. Ovviamente non sono un granché, perché già il virus da prescindere già è il male. È pattumiera per me. Per me è pattumiera. Sono quelli fatti bene, perché sono quelli fatti bene tutto, però la maggior parte no. Ora sei decesso da sotto, sotto? Sì, esatto, esatto. Sì, ma sono dalla porticina, quella con le scalette. I quelli fatti in Germania, ad esempio, sono tutta un'altra cosa rispetto a quelli... No, è vero, ma ci sono anche i views dell'artigianale. Sì, sì, infatti, quelli sono veramente buoni. E facciamo? No, cos'è? Ah no, il tizio, ok, ho capito. Ace. Ho ferito... No, ne ho ucciso uno. L'ho ferito l'altro. Ah, l'avete ucciso, buono. Vabbè, io chiudo, chi se ne frega. No, aspetta. Vieni, vai. Vieni. C'è una C4, vabbè. Ecco, oh my god, vieni di dietro. Da dietro dove? Dietro di fondo, eccolo. Dai, era perfetto. Da qua, Marco. Era perfetto nel mio mirino, era. Ok. Che bella sta mitraglietta, mi piace un botto. È molto stabile. Ma non è che sono più buoni, più pesanti, dai, maiale, pollo, e che ma Inxis, compri realtà... quelli industriali, sono dentro ci sono le persone morte. In realtà buone cose che mangiamo, se le guardi come vengono fatte, fa schifo, anche le stesse patatine fritte. Lo riprendo. Tra l'altro ieri su TikTok mi è capitata questa ragazza, che lei è brand manager di McDonald's, tipo, no? E rispondeva tipo alle domande, no, infatti c'era la domanda, ma è vero che l'olio per le patatine fritte l'ho cambiato una volta al mese? E ho detto sì. Ma lei è quella, ho capito chi dici, Moro. Ho detto sì, però ha detto... Ho capito chi dici. No, naturalmente non lo cambiamo una volta al mese, l'olio lo si cambia quando, tipo loro, al McDonald's ogni sera il direttore o il manager di quel McDonald's va lì e misura... Non mi ricordo come si chiama il valore. Ho visto la stessa cosa, ho visto. Il valore del consumo dell'olio, praticamente. E se sopra una certa soglia bisogna cambiare. Ma che poi lei è veramente contenta del suo lavoro, a differenza di tanti che... Io conosco gente che ha lavorato a McDonald's e generalmente se senti dappertutto in media lo cambiano una volta a settimana, l'olio. Ma come fa un olio a reggere tutte quelle temperature, In realtà, boh, ci può anche stare. Se c'hanno dei cose che misura la presa, perché effettivamente cambiarlo ogni frittura, se quindi c'entra la stessa cosa naturalmente, perché poi non è, cioè, uno spreco anche lì. Sì, sicuramente, però credo che una volta a settimana sia non lo so, dipende, perché può essere anche una volta ogni due giorni, per dire, però cioè detto, sostanzialmente una volta al giorno non lo si cambia mai, perché non è... No, anche perché sai che quanti costi e quanto... Quello sì, però c'è quanto anche inquinamento, perché l'olio... Non è troppingato. Bisogna vedere effettivamente, cioè, il fatto è che non ha detto effettivamente quando viene cambiato, però mediamente, quindi non si sa. Grazie. Hai ucciso Moro? Sì. Quindi non si sa. Poi appunto io sono convinto che al McDonald's siano... Allora, non che siano più salutari le robe che ti danno da mangiare, ma che sono molto più puliti di un sacco di ristoranti. Assolutamente, perché sì. Hanno dei controlli molto più rigidi loro. Che... È vero. No, ma sono... è qui dove sono. Adesso sei morto tu. Sulla corda, che secondo me sì, sono molto controllati, quindi... Beh, sopra nell'altro palazzo, qua dove c'è il ping adesso. Ok. Io lavoro al McDonald's, i filtri vengono tolti e puliti due volte al giorno e l'olio viene cambiato ogni volta che non siamo consumati, ogni 2-3 giorni. Esatto, dipende. Abbiamo una testimonianza penso dipenda da quanto. Ovviamente se è un McDonald's che frigge tanto, magari lo cambiamo più volte. Ah, lì. Dici, no, ce l'ho il ping, ce l'ho sul ping. Esatto. Per fare fuori la telecamera, esattamente. Che ci sia stata una sequenza di denunce che per il tempo non si sia adeguato. Sicuramente gli ho sparato sì, in Marco, ritorna su di te, occhio da quel lato, guarda adesso. Sicuramente sì. Squadra d'attacco eliminata, missione completata. No, McDonald's avrà un sacco di controlli, quindi
Il fatto è che tipo molti ristoranti che non sono catene o robe così, questi controlli non ce li hanno e quindi va a vedere che cazzo. Esatto. No, in realtà ha sparato, ragazzi. Posso tralasciare la si vede il colpo nella personale negativa che ha avuto Domitiana al McDonald's, che si è trovata un pezzo di vetro in gola mentre mangiava un McFlurry. Minchia. Quelle cose, però vedi, quelle cose lì è brutto, però possono succedere. Possono succedere ovunque, sì, sì. Cioè, un conto se trovi una falange, dice già più raro, però un pezzo di vetro metti che è successo qualcosa. È abbastanza grande, tra l'altro. È pericolosissimo, per carità. Sì, è grave, però pericolosissimo. Cosa che può capitare ovunque. È un incidente che veramente ti capita anche in casa. Forza che gli spara, sì, probabilmente un McDonald's di periferia lo cambia più raramente perché frigge meno. Cioè, nel senso, secondo me di queste robe nei ristoranti a conduzione familiare ne succedono continuamente, che non lo saprei mai e nessuno gliene frega niente di dirlo, a meno che non trovano... Cioè, chiaro, se trovi un'unghia di una persona in un... La vedi, dice, ok, magari c'era anche il fatto... denuncio la cosa. Ma è vero che la Coca-Cola è allungata con l'acqua? E anche lì danno tutte... Ma in realtà perché molto la roba... generiche, però in realtà quella qui è una cosa che anch'io sapevo da un po' di tempo. Io so da dei fornitori che tendenzialmente la roba alla spina è uno sciroppo. Esatto, cioè non è che viene giù la Coca-Cola già fatta, ma non è tipo quello che usano per le granite. Esatto, c'è, la, c'è tipo uno sciroppo, eccoli, uno sciroppo e, la, e l'acqua, l'acqua. E con la macchina viene fatta la Coca-Cola poi quando poi si anche, la spina poi mettendoci anche il ghiaccio sarebbe una cosa. Ma io guardate che spesso in delle Coca-Cola da discount ho trovato il sapore della, delle granite la Coca-Cola per davvero ai tempi quando bevevo ancora la Coca. Adesso non la bevo, cioè se la bevo la bevo un bicchierino ogni mese, la bevo. Bevo solo dovrebbe essere polverina, un sciroppo polverina. No, uno sciroppo. No, è proprio uno sciroppo, sì, voi, una glassa, un sciroppo. Voi sapete che i panettoni che mangiate non sono veri panettoni, no, quelli industriali. Sono fatti di plastica. No, no, è sciroppo. C'è il, come il, sciroppo, il panettone? Cosa? Non c'è, no, c'è mio fratello che li spedisce in giro perché li porta in giro con l'azienda. Sono dei, tipo, aromi al gusto di panettone. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, l'impasto è l'impasto quello. C'è, ma probabilmente è talmente industriale che... non saprà praticamente nulla. No, sì, è ben aromatizzato con il sapore di... In realtà state bevendo, quando mangiate il panettone state bevendo, ragazzi. Mi spiace. Sì, ragazzi, c'era veramente un congresso, c'era. Poi sono buoni lo stesso, perché sono buoni. Una riunione c'era. Ma a parte che tutti dove sono morto, Corvo? Di fronte a me c'erano tre persone. Un fone di motta che di più chimico non ce n'è, però... Tutto quello che si mangia, purtroppo, è così di industriale. Ovviamente quello fatto in casa non per niente il panettone artigianale costa tipo intorno ai 30 euro di solito. È per quello che la differenza di costo è così abissale. Un processo terribile. Ve lo faccio io il panettone a 20 euro. Se volete, me l'ha fatto il panettone. Se va di le tasse, costa 20. Davvero. Lo sapevo che mi erano da dietro come non mi lavo più io. Sicuro. Porca miseria. No, ma è vero, Mary, perché non posso, no, non possono venderla a 3 euro al panettone. 2 euro. Ma con la scatola costa così. Amici, che dobbiamo fare? Purtroppo, è il lavoraccio fra ci stanno ingannando. Ma si sa per... in realtà è per tutto è così. Tutte non è che il, fa... il fatto è che lo sa... cioè basta che ti informi sai. E lo sai ma e che la gente che lo... ma è come per il vaccino adesso, no? Che la gente dice chissà cosa c'è dentro. Sì, perché tu tutti i vaccini che hai fatto prima ti sei sempre chiesto cosa c'è dentro. Ma poi in realtà si sa cosa c'è dentro. Ma, c'è ma a parte, ma poi che cazzo ne frega a te? Non ci capisci un cazzo. Buona parte. Dimmi tu come ti chiami? Grazie Devilman. Grazie. Oppure che, se, oppure che non vogliono prendere per gli effetti collaterali, poi magari si prendono un'aspirina al giorno. Perché no, tu quando vai dal, dal dottore ti dà la ricetta, c'è proprio la ricetta del farmaco, no? Mica no, e poi leggiti gli effetti collaterali di tutte le medicine che si prendono normalmente. Minchia. Porca miseria. Io vorrei vedere se esiste un medicinale nella storia dell'umanità che non abbia un effetto collaterale. E infatti. Dai. Immagino questi qua. Qui, che cosa, cosa ci mettete dentro? Ma che cazzo te ne frega cosa ci metto dentro? Tanto penso sono che io il dottore. Te prima d'ora sono quelli che vuoi, tipo. Te prima d'ora hai mai chiesto al tuo dottore che cazzo ci mettevano dentro il Fluimocil? La fumata per le emorroidi, vai a chiedere. Voglio quelli vedere che se non ti interessa. Non ne hanno, non sono medicinali. Sì.
qualsiasi medicinale, se voi leggete il bugiardino, ha degli effetti collaterali. Tutti, cioè, ma non esiste uno. Però il problema è che niente. Bravo, bastardo. Dai che l'ho capitato in questo momento, ecco. Ci sono rimasto molto male. Porca troia, non vado più di là. Dove eri di là? Credo di da quelle parti lì hanno ucciso gli Ezra. Pingato la ringhiera, aspetta. Da quella porta là. Tanto se sono di nuovo un'insalata di gente come prima. Ma beh, ce n'è due. Qua. Sì. E l'aspirina è piena di effetti collaterali. Ed è il farmaco che gli è venduto milioni al giorno, probabilmente. No, perché non è passato nessuno di qua. Immagino questi qui. Sì, per gradire. Poi se da oggi in poi questo qui si mette ogni roba che si infila in bocca a documentarsi su cosa è, bravo. Non mangia più niente. Non beve neanche l'acqua, però bravo. Ho 4 HP, ragazzi. Ricaricando. No, voglio cambiare arma qui, fosse in te. Tu non mi conosci, mi chiamano Quickscoper. E Quickscope Dabbo, bravo. Hai sentito Dabbo? Quickscope, bravo, ci hai fatto andare qui dietro. No, dai, è scomparso. Gli ho tolto a un HP, non so se gliel'ho tolto io, cioè un HP più o meno, pochissima vita comunque. Sì, l'ho tolta io. Anche mia nonna, no, mi ha fatto: ma tu cosa ne pensi del vaccino? Aspetta. Che cazzo di domanda? Che cazzo non devo pensare del vaccino? Scusa. Perché non me l'hai fatta quando ho fatto l'antitetanica sta domanda? Oh. Bravissimo. No, buono. Perché avevo 2 anni. Abbiamo vinto. Non capivo un cazzo, però. Sì. Amici, no, da chi andiamo stasera? Fammi vedere se becco qualcuno. Pare che vorrei sempre raidare Lino. E però Lino alla domenica è sempre uno stronzo che chiude prima. Allora, facciamo così. Sì. Torniamo al menus. Al menu. Torniamo al menus. Vediamo. Ora sono infettivologo, lo so cosa. Certo. Magari non aveva capito bene mia nonna che lavoro io facessi, allora mi ha chiesto. Ah, non sei dottore, scusa. Vediamo se becco qualche. C'è Cristina Scabbia, ragazzi. Che voglia di ridarla. Non l'abbiamo mai redata. C'è un motivo. Ma come? No. Fa schifo Cristina. La rendiamo gli... No, non è vero. Ma guarda bravissima, che imbarazzo che mi devono portare i miei colleghi. Ma che schifezza. Non è vero, è sempre bravissima. Ha ruolato anche una donna Cyber, incredibile. Una Scabbia. Saidonia, ma l'abbiamo già raidato però il buon Saido. Cosa sta facendo? Saidonia, ho sbagliato. Ma raidiamo magari gente non famosa. Gente non famosa. La Scabbia c'ha 200 persone. Cioè, poi è famosissima. È famosa, scusami. Ragazzi, io non lo so. Raidate chi volete. Decidete voi, dai. Dai, vediamo so Cristina Scabbia. No, ormai non la voglio più raidare. Perché mi imbarazzate ormai, mi vergogno, no? No, ma magari qualcuno glielo scrive per davvero, le subidate, però ma banniamo istantaneamente, cioè, sarebbe ma... un imbecille deficiente. Raidiamo uno che non abbiamo mai raidato. Cristina Scabbia? Intanto lo sei, no. È il signor Ferrocigio che fa le live. Ah, è vero. Però mi sta un po' sulle palle. Glielo possiamo dire, va bene, scriviglielo, va bene. A lui glielo non lo seguo, perdonate. Raid è questo, stai sulle palle a Moro. Sì. Dov'è? Dai, dai, un po', però deve scrivere, sei un po' sulle palle. Spammiamo gente. Sì, non esageriamo. Sì. Vai. E niente, amici. Noi ci ritroviamo domani mattina con Farming Simulator. Mi raccomando, partecipate come al solito, che parleremo, chiacchiereremo. No, quello è farming ormai. Della farm frega solo a noi. Ciao bellezze, a grazie ad Abbo con mia belli, mamma per avermi messo al mondo, forse il mondo, non so. Ciao belli. Ciao. Ciao.